Sono diplomata in violoncello al Conservatorio di Firenze e ho aperto questo canale per creare un videocorso di violoncello. Il violoncello è questo bellissimo strumento ad arco che appartiene alla famiglia del violino, della viola e del contrabbasso e si suona principalmente da seduti. In questo primo video vi spiegherò la postura del violoncello. Come ci si siede, si deve sedere per tenere in mano il violoncello, la presa dell'arco e le note del violoncello. Per quanto riguarda la postura, bisogna sempre pensare di rimanere rilassati, qualsiasi tipo di movimento che si fa. Ci si siede di solito verso la punta della sedia. Adesso nel mio caso ho uno sgabello, però potrebbe essere benissimo anche una sedia. Ci si siede in punta, così, con le gambe un attimino divaricate, in modo da accogliere il violoncello. In base all'altezza della persona si regola il violoncello mediante questo puntale che è posto nel fondo. Il puntale si appoggia nel poggiapuntale e si accoglie il violoncello come se lo si abbracciasse. Di solito lo si inclina leggermente più verso destra, quindi c'è una leggera inclinatura. E' importante anche le gambe, la posizione delle gambe. La gamba sinistra, visto che l'inclinatura è leggermente verso destra, va un po' più avanti rispetto alla gamba destra, che rimane un po' più indietro. I piedi devono essere appoggiati molto bene a terra, non rimanere con i piedi in su o storti e incrociati. Si deve avere questa postura con i piedi proprio ben appoggiati perché è tutto un gioco di scaricare il peso. Il bacino deve essere morbido, sentire proprio la schiena che va su e giù. Non ci si deve irrigidire né stare con la gobba, diciamo, ma essere proprio una postura naturale, più naturale possibile. Questo per quanto riguarda la postura in cui ci si mette da seduti. Per quanto riguarda le note, il violoncello ha una tastiera, che è questa nera che si vede, su cui ci sono quattro corde, dalla più acuta, quindi da sinistra verso destra, si va dalla più acuta alla più grave. La prima corda, che è il La, corrisponde nel pianoforte al La appena sotto il Do centrale, e poi si va sempre più giù verso le note più gravi, il Re, quindi ci si sposta a questo Re qui, il Sol e il Do, la nota più grave che il violoncello può fare, questa. Queste sono le quattro corde su cui poi si lavora con le posizioni, quindi ci si sposta sempre più verso questo pezzo qui del violoncello che si chiama ponticello, e le varie note sono fatte all'interno di posizioni, però di questo parleremo più avanti in altre lezioni. Per quanto riguarda la presa dell'arco, perché per suonare, certo, si può pizzicare la corda, fare delle note, però il violoncello si suona con l'arco, che è questo strumento qui. L'arco ha una parte in legno e una parte formata dai crini, che sono quelli che servono per produrre il suono quando si appoggia l'arco stesso sulla corda. Crini di cavallo. Mediante questa rotellina si tende l'arco. Di solito si cerca una tensione dell'arco tale da
poter far rimbalzare anche l'arco sulla corda e permettere tutti i vari colpi d'arco che poi il violoncello richiede. Si può sentire anche con un dito la tensione dell'arco. Ad esempio, se io lo tendo enormemente, si vede anche che lo spazio tra i crini e il legno aumenta e l'elasticità dell'arco diminuisce. Vedete qui com'è. Se invece lo tendo un po' meno alla sua tensione ideale, diciamo, qui è più elastico. Sui crini si deve appoggiare una sostanza che è la pece. La pece viene venduta in confezioni, ce ne sono di vari tipi, ad esempio i contrabbassisti usano una pece nera molto, molto dura, diciamo, i violinisti invece ne usano una più leggera e anche cambia il colore. Adesso questa è più sull'arancione, diciamo che è una pece media come consistenza e si appoggia sui crini in questo modo qui, in modo che la pece formi una polvere che aderisce ai crini, che poi farà attrito sulla corda e permetterà di produrre il suono. Ora ho appoggiato il violoncello per terra perché vorrei parlarvi di come si prende e si impugna l'arco. Una volta che abbiamo fatto questi procedimenti di tendere l'arco, mettere la pece, si deve impugnare l'arco. L'arco non si impugna così, ma si impugna a livello di questa parte dell'arco che si chiama tallone. L'arco è formato quindi da il tallone, la porzione mediana e la punta. Ci si avvicina con la mano al tallone in modo da appoggiare l'arco sulla seconda falange delle nostre dita. Le dita vanno avvicinate così e si appoggia l'arco. Il pollice, che rimane diciamo volante, va appoggiato in questa piccola fessura. E poi si gira la mano in questo modo. Le dita stanno a distanza più o meno uguale le une dalle altre, morbida la mano, non ci si deve irrigidire, tendere le dita in questo modo, creare delle tensioni, qualsiasi tensione deve essere bandita. E questa è la presa dell'arco. Per quanto riguarda questa prima lezione abbiamo finito, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti!